Nathan diventerà presto padre. Se sarà un buon padre è ancora oggetto di discussione. Nathan! Oh oh, è svenuto! Non è ancora successo niente! Sembra sia stato solo un incubo. Nathan, quando è successo? Il tuo stomaco è enorme. Forse hai mangiato qualcosa che non ti ha fatto bene? Già, il tuo povero stomaco. Aspetta un attimo, Jules non è più incinta? Potrebbe essere? No, non può essere. In qualche modo, Nathan, è lui che è incinta. Da bravo genitore, Nathan ha preparato una lista di cose di cui il bambino avrà bisogno. Un Xbox, un paio di pacchetti di Pringles, soda, un elicottero giocattolo. Jules è sospettosa, pensa che Nathan abbia fatto la lista per se stesso. Che ne dici di ascoltare quello che dice il bambino? Ok. Jules non pensa davvero che sia quello che vuole il bambino. Inoltre non possono permettersi la maggior parte di queste cose, ma Nathan si è appena ricordato di un premio. Il primo uomo che partorirà riceverà $1 milione. Jules, calmati. Nathan è quello che partorisce. Quindi avrà $1 milione. Sembra che Nathan sia davvero incinto. Questo è incredibile, ma succede. Che ne dici di scoprire se è un maschio oppure una femmina? Nathan vorrebbe un maschio e Jules non vede l'ora di avere una femmina. Che fortuna! Sembra che avranno 2 gemelli. Nathan ha accettato il suo destino. Sta anche facendo un buon lavoro, gestire la sua situazione. Ma sa essere super goffo. Ha rovesciato l'acqua. Nathan, che c'è che non va? Oh, ha senso? Ha appena deciso di fare uno scherzo a Jules. Pensava davvero che gli si fossero rotte le acque. Guarda com'è ansiosa. Sta chiamando l'ospedale. Se non fossi incinta, ti ucciderebbe per uno scherzo del genere. Ma oggi te la caverai solo con le pulizie. No, le cose non vanno male perché Nathan è incinto. Lascia sempre le sue cose ovunque, non è una novità. Ma questa lo è. Un buco gigante nella camicia. Nathan, dovrai spiegare che cosa è successo. Non è che sei stato colpito da un cannone, questo ha più senso. Le magliette premono sul suo pancione. Ok, la maglietta è a posto. E tutto il resto? È ora di scegliere il passeggino per i gemelli. Perché tu lo sai meglio, giusto? Ma Nathan non ha dell'umore giusto per una conversazione seria. Sì, sì, un passeggino, ma questo stupendo skateboard. Sì, è proprio quello che serve. Nathan è così eccitato. Non vede l'ora di condividere il suo acquisto con Jules. È piacevolmente sorpresa. Sì, è un ottimo skateboard. Ma i bambini non possono andarci sopra. Saranno troppo piccoli. Non capisci, Nathan? I nostri bambini non possono andare sullo skateboard. In un giorno di pioggia non c'è niente di meglio che guardare un film a letto. Ma come si fa a guardare un film senza uno spuntino? Nathan mangia molto perché è incinta. Non c'è niente di male. Jules tiene d'occhio l'alimentazione del marito. Di solito Nathan può mangiare quando vuole le schifezze, ma se porta nel grembo i loro bambini deve essere sano e mangiare bene. Ma Nathan prende tutto questo come una sfida. Ha passato una settimana a preparare una scorta segreta di patatine. Se non mangiasse le patatine così palesemente davanti a Jules, avrebbe anche potuto funzionare. Ma ora dovrà accontentarsi dell'insalata. Nathan è proprio come le patatine, ma è verde e meno croccante. I nostri bambini hanno bisogno di vitamine. Da quando Nathan è incinta, Jules ha dovuto fare il doppio delle cose in casa. Nathan non l'aiuta mai. Non perché prima la aiutasse. Ma ora che porta in grembo i gemelli, anche lui fa una tragedia. E Jules deve occuparsi di tutto. Nathan è un grande attore. E usa la sua condizione per ottenere tutta l'attenzione. Jules lo massaggerà. Tutto quello che Jules può sperare è che un giorno i bambini l'aiuteranno. Nathan vuole passare il tempo libero ascoltando la sua musica preferita. Che c'è di meglio dell'hard rock? Lo fa sentire di nuovo giovane. Ma a Jules non piace la musica così. L'hard rock fa male ai bambini e Nathan si muove troppo. La musica classica invece aiuta a sviluppare il cervello. Ed ecco un compromesso. Musica classica per i bambini e Nathan può ascoltare l'hard rock.
Non dimenticare che non puoi muoverti troppo. La gravidanza è un momento così emozionante. Nathan è molto sconvolto. Sta guardando una soap opera. Jules non può ignorarlo quando è così agitato. È praticamente isterico. Ora deve capire che cosa è successo. Oh, la squadra preferita di Nathan ha perso. Jules se lo aspettava. Beh, se Nathan si è arrabbiato così tanto per una cosa del genere, deve calmarlo. Anche se il motivo è molto stupido. È difficile dormire quando sei incinta e non riesci a trovare una posizione comoda. Come fa la gente a sopportarlo? Non importa come Nathan si sdrai, non ci riesce e Jules dovrà aiutarlo. O non riuscirà nemmeno a dormire. Quali sono le opzioni? Una ciambella? Nathan è confuso. O forse non capisce cosa intendeva Jules. Ora ha senso. La ciambella aiuterà Nathan a dormire nella sua posizione preferita. Nathan ha sempre avuto bisogno di molta supervisione. Ora che è incinto, Jules deve tenerlo d'occhio ancora di più. Jules pensa che Nathan abbia bisogno di allenarsi un po'. Deve rimanere in forma. Che c'è di meglio per restare in forma dello yoga e della meditazione? Nathan, rilassati e divertiti. Devi essere in armonia con il tuo corpo. Devi rilassarti. Nathan ha la sua idea di relax. Come si chiama questa posa? Oh, ippopotamo addormentato e questa è la tigre ipernutrita. Il bradipo rilassato. Nathan non può più passare molto tempo con i suoi amici. Per fortuna non si sono dimenticati di lui. Hanno un'offerta che non può rifiutare. Bowling! Nathan ama il bowling. È pronto a buttare giù più birilli che può. Ma prima deve chiedere a sua moglie. Oh, Jules ama questa idea, chiaramente. Il marito incinto che fa rotolare palle pesanti. La sua risposta è un secco no. Nathan, aspetta, hai quasi finito. Che cosa ti è venuto in mente di fare? Le direi che stai andando a lezione di aerobica? Non può ingannare Jules. L'aerobica è il giovedì, Nathan. Oggi è martedì. Niente bullying per te. Resta a casa, sei in punizione. 9 mesi è un lungo tempo. Ma anche se è stata dura, Nathan è orgoglioso di averlo finito. E ora la sua data di scadenza è arrivata. Oggi i bambini di Jules e Nathan incontreranno i loro genitori. Nathan ha le contrazioni. Ma ha già ingannato Jules in passato, quindi lei fa fatica a credergli. Stavolta sembrerebbe una cosa seria. Devono andare all'ospedale. Sbrigati! Oh, non worry. Nathan sta soffrendo molto ed è svenuto. Quando si è svegliato ha visto Jules che teneva in braccio il loro bambino. Ed è un bambino sano, un figlio. Ma c'era un solo bambino? Dov'è finita la bambina? Nathan dovrà rispondere a questa domanda. Ti è piaciuta la storia di Nathan? Pensi che sia stato bravo ad essere incinto? Scrivilo qui sotto nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi video di Trum Trum Trick!